Gentilissime amiche e gentilissimi amici, il più cordiale e ben interconnessi. Naturalmente il circuito è quello di Spreaker, si scrive Spreaker con la K sul motore di ricerca e poi sul cercatrova, naturalmente Stapp Radio. Si torna al passato, si trasmette al presente, Stapp Radio di Stefano Tini ed RDA Radio 1, Roberto De Angelis con la doppia S, Roberto De Angelis Radio. I due canali che propongono questo format di previsioni meteo. Ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato la scorsa settimana. Allora, partiamo da oggi 25 aprile, ben connessi naturalmente da Roberto De Angelis ai microfoni e da Stefano Tini alla regia. Oggi 25 aprile ci sarà una situazione del tempo che peggiorerà al nord-ovest, specie sui settori centrali e settentrionali di Lombardia e Piemonte, con piogge e temporali diffusi. Le nubi saranno in aumento anche sul resto del nord Italia, però con scarse precipitazioni. Il tempo migliore naturalmente lo avremo al centro e al sud, anche se non mancheranno degli annuvolamenti che potrebbero minacciare pioggia, poi alla fine potrebbero risolversi in una bolla di sapone. Questo era per quanto riguarda oggi, sabato 25 aprile 2015. Per domani, domenica 2016, cominciamo. Il tempo peggiora ancora di più al nord per l'arrivo di una perturbazione di maltempo che diventerà via via più intenso e forte nel corso delle ore. Quindi dal nord-ovest al nord-est, da mattina a sera, piogge e temporali. Sarà più asciutto il tempo sul Triveneto e parte dell'Emilia Romagna. Nel pomeriggio di domenica 26 peggiorerà anche sulla Toscana centro-settentrionale con piogge. Per chi abita al centro, meno male, una volta tanto, succede una volta tanto, soleggiato sul resto del centro e del sud. Mi fa però presagire qualcosa per lunedì 27 aprile dell'anno di grazia 2015. Maltempo su gran parte del paese, ti pareva, però il 25 aprile e il 26 ce l'ha fatti passare abbastanza bene. Gran parte del paese quindi sarà sotto condizioni di maltempo per il sopraggiungere di una perturbazione dall'Atlantico, temporali violenti su Liguria, su Piemonte e anche su altre parti del nord. Rovesci e temporali diffusi, io me lo sentivo, io lo sapevo, amiche e amici d'ascolto, anche al centro-sud e forti su Toscana, Umbria e Lazio. Quindi per lunedì 27 ritirate fuori gli ombrelli, qualche cappottino un po' pesante, ma mica tanto, però un pochino, perché le temperature scenderanno pure. Quindi Umbria, Lazio, Toscana, Campania e Sardegna nord occidentale. La situazione migliore sarà sul versante adriatico e ionico. C'è, ve lo ricordo ancora una volta, ci sarà, anzi meglio detto, perché è futuro, un generale calo termico di temperatura con valori sotto i 20 gradi. Le temperature si manterranno intorno ai 23 soltanto sull'estremo sud e localmente sul medio adriatico. Martedì 28, tempo ancora perturbato al nord-est. Amici che abitate nel nord Italia, non ce l'ho con voi, mi raccomando, ma non ce l'ho nemmeno con quelli del centro, perché il tempo sarà perturbato al nord-est per martedì 28 aprile, ma al centro ci saranno piogge e forti temporali, forse, chissà, temporali diffusi quindi su Toscana, Lazio, Umbria, Marche, al nord Triveneto ed Emilia Romagna. Neve, addirittura la neve il martedì 28 aprile, sembra di sì, sopra le vette che superano i 1400 metri. Nel pomeriggio migliorerà sulle coste tirreniche, solo in Sardegna. Per quanto riguarda il sud, migliorerà, le temperature massime saranno comprese tra 15 e 22 gradi. Oh, non si fa in tempo a festeggiare l'estate, che porca miseria, e dai, su, se ne... non è estate, dai, andiamo avanti, mi sono capito da solo, anche perché poi vediamo per mercoledì 29 il tempo che migliorerà su gran parte delle regioni. Nord-est qualche piovasco ci sarà sempre, quindi attenzione voi che abitate nel nord-est per quanto riguarda mercoledì 29 aprile. Per quanto riguarda l'Italia centrale, piovaschi, leggere piogge sulle Marche, sarà qualche temporale isolato sull'Abruzzo, sole prevalente sul resto delle regioni centrali. Bah,
si tira a campare. Nel sud è generalmente soleggiato con cielo poco nuvoloso, sereno. Temperature massime saranno in ripresa locale, con valori compresi tra 17 e 22 gradi. Vediamo giovedì 30 aprile dell'anno di grazia 1000, magari avevo 50 anni di meno, 2015, forte perturbazione atlantica. Poi dico un improperio, va bene. Allora, forte perturbazione che arriverà dall'Atlantico sul nord Italia e sulla Toscana, con piogge e temporali diffusi in cammino da nord-ovest verso nord-est. Apparentemente ci abbiamo il maltempo. Peggiorerà in Toscana, attenzione Toscana, ci saranno temporali intensi giovedì 30 aprile. Piogge in Sardegna e locali, rovesci anche nella regione e sulla regione Lazio. Tempo soleggiato verso il sud. In nottata ci dovrebbe essere la formazione del ciclone denominato Medusa con maltempo generale. Veniamo infine alla giornata del 1° maggio, che poi incrocerà con la prossima settimana. 1° maggio, facciamo il ponte, c'è questo ponte lungo. Cambiamo argomento, ragazzi, cambiamo argomento, che dite? No, vabbè, ho le previsioni meteo, lo devo dire. Allora, secondo le previsioni, attenzione, poi se i fatti ci smentiranno, magari fosse. Allora, secondo le previsioni, dalla mattina a gran parte del pomeriggio la penisola italiana sarà sotto precipitazioni temporalesche da nord a centro, da nord a centro sud. E praticamente le scampagnate, i picnic e situazioni similari, io non lo so come andranno a finire. Forse se prenoterete in un ambiente al chiuso, in un locale al chiuso, sarà meglio, perché il 1° maggio, per gran parte della giornata del pomeriggio, pioverà su quasi tutta la penisola italiana. Poi nel corso della sera ci saranno molti miglioramenti, quindi il picnic forse sarebbe più indicato, più che venerdì 1° maggio, sabato 2 maggio, domenica 3 maggio, chi lo sa. Non sappiamo ancora cosa ci riserverà il tempo in Italia, un tempo un po' birichino, diciamo la sincera verità. Volevo offrirvi un bollettino meteo fatto di spensieratezza, di mare e di sole, dovremmo pensarci un attimo. Sempre la signora Maria Luisa che ci scrive: ma perché fai i commenti sul meteo? Perché a me piace farlo così, naturalmente, e farlo un po' scherzoso, un po' burlone, un po' con qualche commento, perché poi noi italiani, parliamoci chiaro, siamo meteoropatici, per cui se le previsioni non sono più che positive, cerchio la testa, mal di testa, noia, nausea, c'è di tutto. Siamo italiani anche per questo. Per quanto riguarda le previsioni meteo e tutto, io vi rimando al prossimo appuntamento. Roberto De Angelis vi ringrazia dai microfoni di Stapp Radio e di RDA Radio 1, ringrazia l'amico di sempre Stefano Tini per l'ottima regia profusa, e noi ci risentiamo col prossimo appuntamento. E come vi dico io, mi raccomando signori, mi raccomando, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio. Ciao, alla prossima!